Le opere d'arte di Fabio Zoccoli dicono più di 1.000 parole, in mostra come ogni anno a Marciano. Questa è l'ennesima mostra di Fabio Zoccoli, un ragazzo marcianese che ha dato tantissimo agli altri, anche se dagli altri ha ricevuto pochissimo e anche dalla vita. Comunque un ragazzo impagabile, nel corso degli anni ha modificato molto il suo modo di parlare. Lui parla molto e parla quasi soltanto con i quadri, quadri che sono passati da tinte fosche, tinte molto complesse, a diciamo quadri che hanno molta più, diciamo, serenità e molto più colore. È sicuramente un ragazzo dalle mani d'oro e questa è appunto la mostra che ha fatto, l'ultima nel 2012 qui a Marciano. No, facevi cose molto più scure, molto più, diciamo, problematiche. Adesso c'è molto più luce, molta più radiosità sui lavori tuoi. Sono maturato negli anni passati. Ho avuto un'evoluzione, diciamo così, nel tempo, e i colori sono più maturi. Poi c'è anche una questione di adulto e giovane, no? Quando uno è giovane, l'accanimento da colorare. Invece quando uno è vecchio... Vecchio mica tanto. Me l'ha detto Rolando Mellesi, me l'ha detto. È la vecchiaia che ti porta a avere questa voglia di dipingere sempre. Scusa, però la gioventù non torna più in questo senso, però ha migliorato diciamo, il tuo rapporto con l'arte, con il mondo esterno. La gioventù non torna più vuol dire che sono migliorati quasi, ma non io. Questo non ci credo. Ascolta, qual è il quadro? Mi dicevi che Venezia è quello che, diciamo, quello che ti piace di più, è vero? Perché ti piace di più questo qui? Perché c'è la nebbia, c'è una ricerca del colore, è una cosa diversa, insomma, è una cosa diversa. E senti, oltre Venezia, qual è un altro quadro che ti piace particolarmente? Questo germano c'ha dei colori scuri, chiari, messi così, come le facevo una volta facevo i fagiani, no? Allora mi hai ricordato il fagiano di una volta e ho voluto fare un germano, perché poi l'ho fatto verticale anziché orizzontale, no? Allora mi dà ancora più bello, perché è diverso, si diversifica. Quanto conta la pittura per te? La pittura per me conta anche 50. 25% caffè e 25% sigarette. Beh, insomma, una bella miscela, complimenti.